grazie ai nostri tre relatori che chiamiamo al tavolo per aprire la discussione. Abbiamo parecchio tempo per cui potrà essere approfondita e toccare tutti i temi. Abbiamo avuto la voce dell'università col nostro rettore dell'Università di Modena e di Reggio Emilia, la voce del Ministero della Salute del dottor Leonardi, la voce del CUN da parte del professor Andrea Lenzi. I temi riguardano aspetti strettamente normativi della formazione, parlano di interazioni con il Servizio Sanitario Nazionale, parlano di rapporti, e qui purtroppo non abbiamo avuto l'assessore regionale perché sarebbe stato chiamato in causa e probabilmente sarebbe stato bersagliato di domande dal pubblico e dai relatori, i rapporti tra l'università e la regione. E abbiamo parecchio tempo per poter fare domande ai nostri relatori. Prego, vediamo questo. Più che una domanda era una notazione sull'intervento del dottor Leonardi. Io desidero pubblicamente ringraziarlo perché ormai sono due volte che viene con noi e non è raro che un direttore generale, cioè è raro che venga un direttore generale in questa sede, ma soprattutto ringraziarlo pubblicamente perché sull'argomento programmazione ha veramente dato molto contributo. Quando prima lui parlava e diceva il 23 di aprile abbiamo mandato i dati al Ministero, io dicevo che non era, diciamo, la data giusta perché il 30 di aprile, però non è colpa del Ministero della Salute, casomai dalla conferenza Stato e Regioni che non dà i dati entro la data precisa. Cosa vuol dire rinviare la data del 30 di aprile? Vuol dire non permettere al Ministero dell'Università di avere il tempo necessario per fare una meditata e coerente ripartizione dei corsi per ogni ateneo e per ogni corso di laurea. Arrivare al 30 di giugno, oppure il 15 di giugno al Ministero dell'Università, con la minaccia che se entro 15 giorni non si fa la ripartizione, non si fa il decreto, voi capite bene che chi è a quel tavolo in 15 giorni, dopo che gli altri ci hanno messo 7 mesi, fa un po' fatica. Quindi diciamo che mentre il Ministero della Salute ha espletato al meglio il lavoro, ahimè la conferenza Stato e Regione, qui dispiace non ci sia l'assessore Bissoni, per l'ennesima volta è inadempiente. Grazie. Ecco, chi vuole fare una domanda, un intervento, una considerazione sulle presentazioni, lo pregheremo di avvicinarsi al microfono qui al palco. Anche per lanciare un po' la discussione, mi presento, sono Rosario Fiolo, sono coordinatore delle attività di tirocinio all'Università di Palermo, nonché il responsabile della formazione universitaria dell'Associazione Italiana Fisioterapisti. Sicuramente le relazioni del professor Lenzi e del dottor Leonardi rispetto a quelle che erano l'evoluzione sugli ordinamenti didattici hanno, almeno a me, destato attenzione e sollecitato alcune di queste domande che poi farò. Allora, la prima, sembra che, da quanto ci diceva, si vedeva nelle slide del professor Lenzi, che il 50% delle attività di studio individuale, su questo si è fermato, cioè quella richiesta iniziale del 30% e quel suggerimento da parte delle commissioni parlamentari competenti di almeno il 40% sembra che non sia stato accettato. Il secondo punto è quello legato a questi famosi 30 crediti da destinare ai profili professionali, perché in alcune slide del professor Lenzi si è visto chiaramente che nell'ambito delle caratterizzanti 30 crediti erano da destinare
ai profili professionali, questo dico che era una delle richieste che facevano le professioni, in questo caso specifico dell'area, della classe della riabilitazione, mentre invece poi si è vista in una successiva slide che su 30 erano 15. Allora, da questo punto di vista, siccome c'era stata una richiesta forte, lo si diceva anche da parte delle professioni sanitarie, di riprendere quanto era stato esitato dal tavolo tecnico in origine e con questi famosi 30 crediti, avere una chiarezza su questo che venga da qua è opportuno, anche perché su questo poi insomma bisognerà discutere. E poi mi sembra che sui settori scientifico-disciplinari forse una svolta si è avuta definitivamente, riconoscere che anche le professioni sanitarie fanno scienza, e su questo probabilmente vorrei il conforto del professor Lenzi, ci sarà una situazione specifica per appunto le professioni sanitarie. Grazie. Forse conviene. Sì. Prego. Grazie, sono Maria Vicario, sono il segretario della Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea in Ostetricia. E al professore Lenzi vorrei chiedere due cose. Introdotto per la prima volta il coordinatore del corso di laurea nella laurea magistrale, afferente ad uno dei due profili che costituiscono nella fattispecie per la classe 1 infermiere ostetrica, con 5 anni di esperienza nell'attività didattica. Questo prevederà un regolamento poi attuativo di questo reclutamento del personale. E l'altra domanda invece, come si può conciliare poi l'articolo 1,10 della legge 230 con il reclutamento? Scusi, lei è venuto qua, quindi usiamo la sua competenza. Come si può conciliare, dicevo, l'articolo 1,10 della legge 230 per il macro settore, per i reclutamenti dello specifico, ma soprattutto per quei che lei ha chiamato ex assistenti non ricordo la terminologia che ha utilizzato, però ha capito a cosa mi riferisco, la nuova categoria. Grazie. Prego. Rispondo? Certo, adesso sì. Allora, una battuta per il rispondo solamente io, non so se qualche donatore risponde prima di me, prego. Sì, dunque, allora, per quanto riguarda i fabbisogni volevo fare una precisazione, ma poi Angelo Mastrillo si è salvato il corner alla fine. Non ho nessun motivo per difendere il Ministero dell'Università, perché come ripeto io sono il Presidente del Consiglio Universitario Nazionale, però in questa fattispecie il Ministero dell'Università è un recettore. Abbiamo avuto del tutto di recente, come Giovanni Leonardi sa bene, esperienze simili per le scuole di specializzazione, e il Ministero dell'Università ha fatto il suo lavoro bene o male nel giro di una settimana. Anche su questo, sì, fino a che non ci sono i dati di fabbisogno non è possibile dare risposte. Per quanto riguarda il collega di Palermo, che saluto, a cui prego di salutarmi il Rettore La Galla, che è un carissimo amico, tre cose. Per quanto riguarda il 50% famosi studi individuali, è un problema che deriva dalla decreto ministeriale 270-2004. Devo anche dire che quello che io vi ho proiettato, e che Angelo con molta cortesia mi ha semplicemente scaricato dal testo che il Ministero ha trasmesso in Gazzetta Ufficiale, sono pezzi di carta che hanno 36 mesi. Cioè tutta l'evoluzione della discussione che c'è stata nel frattempo, quella è roba che il Consiglio Universitario Nazionale ha approvato nei primi 3 mesi di gestione Mussi. Quindi, dopodiché è andato in Consiglio Superiore Sanità, dopodiché è tornato indietro, dopodiché il Ministro Mussi stesso l'aveva bloccato, poi dopodiché è rimasto un anno nel cassetto, dopodiché il Ministro Gelmini l'ha mandato in Gazzetta Ufficiale, quindi tante cose di cui noi abbiamo discusso, e per questo poi Leonardi ha giustamente detto dobbiamo adesso fare manutenzione, perché questo decreto ministeriale è redatto come era redatto prima che Mussi si insediasse. Ok? Quindi è andato in Gazzetta Ufficiale nella stessa veste. Quindi tutto quello che voi vedete scritto lì dentro e che vedrete scritto in Gazzetta Ufficiale il 23 prossimo 21, nonché è roba del genere. Quindi
abbiamo modo e tempo eventualmente di rivedere, però tenete presente che il famoso 50% di studio individuale piuttosto che 30 piuttosto che 40 è una cosa che noi dobbiamo eventualmente, cosa che si può fare perché i decreti ministeriali non sono le tavole della legge, si possono modificare, tenere presente che quel sistema è quello che consente di ancorare le lauree e le lauree magistrali delle professioni sanitarie al resto del sistema universitario. Quindi noi potremmo fare molte differenze, ma dobbiamo cercare di non fare troppe differenze perché sennò usciamo dal sistema. Nella fattispecie questo potrebbe essere una delle cose che possiamo ritoccare. I famosi 30 crediti del profilo professionale, noi non dobbiamo confondere il profilo professionale col settore scientifico disciplinare. Cioè, quando io dico che 30 crediti a Roma Medicina sono assegnati a un corso integrato che si chiama endocrinologia e malattie metaboliche del ricambio, non vuol dire che 30 crediti sono insegnati dal Med 13, che è il mio settore endocrinologia, ma dentro quel insegnamento ci sono endocrinologia, medicina interna, biologia generale, biologia molecolare, patologia generale, istologia. Questo faccio per farmi capire, non perché non ci azzecca nulla, come direbbe un noto politico, con la specifica faccenda, ma per capirci, 30 crediti sicuramente sono del profilo professionale, non 30 crediti sono del settore scientifico disciplinare, anche perché sarebbe una follia, perché metti caso che adesso io sono costretto a fare la riforma dei settori scientifici disciplinari e sparisce il Med 13, cioè il mio settore, significa che quell'insegnamento non si fa più, no, endocrinologia, metamatia e tempo anaboliche si fa lo stesso in un contesto universitario che non è ancorato, è ancorato alla professione, è ancorato al profilo professionale, non è ancorato al docente, se no significherebbe che un povero docente deve fare 30 crediti, mettiamo nell'università di Rocca Cannuccia, che come al solito si adopera come esempio, dove c'è un solo docente di quel settore, 30 crediti, non so se qualcuno sa che cosa vuol dire un credito universitario sono 25 ore di imprendimento studente, per 10 fa 250, per 3 fa 750, significa che ci dovrebbe essere un docente che fa un'attività didattica pari a 750 ore di apprendimento studente, che significa circa 400 ore di didattica, che è una follia. Perché sfido chiunque qua dentro, professori universitari, a dire che insegnano tanto. Quindi 30 crediti sono attribuiti al profilo professionale, contenitore che porta una serie di attività didattiche. Poi potremo anche questo rivederlo e ripensarlo, però volevo che fosse ben chiaro che gli ambiti disciplinari che sono codificati in questa norma nulla hanno a che fare con l'attività didattica e il corso che viene fatto alla sede periferica di Roma Sapienza, Modena, Reggio Emilia, Parma, piuttosto che Palermo. L'altra domanda era relativa al coordinatore delle professioni, se non ricordo male. Sì, un regolamento. Sì, dunque, intanto la legge 230 non esiste più. No, non voglio terrorizzarvi, ma è stata abrogata da ormai parecchio tempo da una legge che si chiama 210, cioè dalla legge Moratti, ed è stata resuscitata dal ministro Mussi, nonché dal ministro Gelmini, per fare un paio di tornate concorsuali nel 2008, che peraltro devono essere ancora espletate. Quindi non esiste più. Cioè non esistono più tutta una serie di articolati, tant'è che adesso al prossimo Consiglio dei Ministri, presumibilmente della prossima settimana, il Ministro Gelmini presenterà un disegno di legge di revisione completa di tutto, della governance, del reclutamento, della progressione di carriera, del stato giuridico e quant'altro. Quindi tante norme che noi conoscevamo sono ovviamente passate e vanno riviste. Per quanto riguarda il coordinatore della professione, che hanno a che fare con questo ambito specifico, ritengo che sia il miglior sistema oggi per ancorare dei professionisti di chiara qualità a un percorso professionale. La mia idea, bisognerà vedere se me la fanno fare, anche perché il sistema universitario nazionale non è medicina e basta. È il sistema universitario nazionale, visto che c'è una coincidenza di interessi anche con altri ambiti culturali, vi ho detto prima di lettere, vi ho detto prima di architettura, vi ho detto prima di economia, potrebbe essere che noi riusciamo a trovare il sistema di portare dentro il sistema universitario anche professionisti che non facciano necessariamente scienza, anche se, come ha detto molto bene il
collega di Palermo, finalmente si comincia a intravedere anche bene in ambiti delle professioni sanitarie gente che fa scienza nell'ambito delle professioni sanitarie, il che è il miglior risultato, diciamo, rispetto a quello che ci eravamo preposti quando abbiamo fatto tutta questa operazione. Aggiungo che anche da parte del Ministero della Salute viene proprio detto che adesso si sente il valore aggiunto che ha portato l'università. Questo forse come universitario da 40 anni è qualcosa che mi ha fatto veramente molto piacere. C'era la richiesta di un intervento da parte del dottor Cetti. 1, 2, 3. 4. Io avevo visto il dottor Cencetti, ma è lo stesso. Prego. La valletta è qui. Sono Cavallini, vengono da Roma, sono associato di chirurgia della Sapienza. Ciao. Sono il presidente del corso laureato di podologia della Sant'Andrea. Vedo dalla legge che è stato recepito questo concetto, che è ribadito, diciamo, l'esigenza che il coordinatore di tirocinio debba avere la laurea specialistica e un'esperienza professionale di un certo numero di anni. Però di fatto comunque anche la legge finanziaria stabilisce come i nostri docenti dell'area professionalizzante in realtà debbano avere una laurea analoga specialistica, una laurea specialistica analoga, cioè di 5 anni, ed è legge dello Stato. La Sapienza in qualche maniera ha reinterpretato questa normativa concedendo la possibilità di dare un incarico di insegnamento anche a coloro che avevano la laurea triennale più un master specialistico. Di fatto questo un po' ha risolto la carenza di docenti che abbiamo in alcuni settori delle professioni sanitarie, perché non tutti quanti hanno questa laurea specialistica. In particolare mi riguarda la parte della podologia, dove sicuramente si contano probabilmente sulle dita di una mano quelli che hanno conseguito questo tipo di titolo. Allora volevo sapere un po' com'era la lettura di questa normativa a livello nazionale e come ci si intendeva muovere. Peraltro mi viene poi anche in mente che ultimamente, lo scorso mese, abbiamo fatto una riunione a Pesaro dove c'era anche un presidente del corso di laurea spagnolo, il quale di Barcellona, il quale mi diceva che nel marzo hanno dato luogo ad una legge per quanto riguarda il corso di laurea delle professioni sanitarie, dove venivano individuati un corso di laurea basato su 4 anni più un master che dava la possibilità, raggiungendo i 5 anni, di arrivare a conseguire altri titoli come il dottorato di ricerca e a partecipare ad altri. Questo snellisce enormemente, logicamente, la possibilità di accedere a questi livelli. Allora mi domando perché in Italia abbiamo messo questo ulteriore blocco dei 2 anni della specialistica. Grazie. Sentiamo la successiva domanda. Non è una domanda la mia, io sono il direttore generale del Policlinico, porto qui la voce di 20 aziende ospedaliere universitarie che dopo 2 anni si coordinano sul tema dell'integrazione dell'assistenza didattica e ricerca. Abbiamo fatto il convegno, c'era anche il professor Lenzi alla fine di marzo a Modena, da quel convegno abbiamo costruito un documento che abbiamo finito di sistemare questi giorni incontrandoci al forum della pubblica amministrazione. Il documento si intitolerà L'integrazione possibile ed auspicabile. Raccolgo anche le parole della professoressa Gazzotti e riteniamo che l'integrazione assistenza didattica e ricerca come direttori generali sia un valore aggiunto per la sanità e per le prestazioni che i policlinici e le aziende ospedaliere universitarie sono in grado di fornire. Evidenzieremo almeno 3 livelli su cui è necessario intervenire, perché comunque la 517 e tutto quello che ne è derivato è rimasta a metà del guado. Ci sono almeno 3 livelli, un livello istituzionale, un livello di governance e un livello manageriale operativo in cui come coordinamento di 20 aziende ospedaliere universitarie abbiamo delle proposte da porre sui vari tavoli, compreso questo della vostra conferenza, del CUN, della conferenza dei presidi, oltre che a livello ministeriale delle regioni o d'altro. Volevo semplicemente quindi portare
la totale disponibilità per quanto riguarda i direttori generali, che in questa situazione sono un po' fra l'incudine e il martello. L'incudine la regione, il martello dell'università, no, il rettore dei presidi, e comunque noi su questo siamo pronti al confronto, siamo pronti assolutamente a portare tutta una serie di proposte che, ripeto, formalizzeremo entro i prossimi giorni. Grazie. Dammi una copia. Ecco, dire soltanto ora interventi brevi limitati soprattutto alle domande, perché c'è una serie di colleghi in attesa di parlare e poi dobbiamo lasciare spazio ai relatori per la replica, quindi soprattutto sarò rapido. Sono Paolo Chiari, rappresento la Società Italiana di Scienze Infermieristiche, il Collegio dei Docenti di Med45, collegio giovane, è nato da poco, settore Med45, ha un solo ordinario e quindi da questo punto di vista è sicuramente uno dei settori in serie difficoltà, però credo che abbia voglia di crescere e da questo punto di vista di svilupparsi. Io ringrazio molto il professor Lenzi, perché oggi ha chiarito una serie di problemi che erano rimasti aperti sul destino dei settori dal Med45 al 50. Sono particolarmente interessato a contribuire all'evoluzione di questo sistema, perché diventa particolarmente importante a questo punto entrare nella descrizione di quelli che saranno i descrittori per gli ex settori scientifico-disciplinari che confluiranno nei nuovi, di dimensioni maggiori, perché da questo punto di vista il descrittore diventerà l'elemento fondamentale per andare a selezionare quella metodologia scientifica propria, quegli ambiti e quei temi su cui il settore attuale sta lavorando. Da questo punto di vista è evidente che il riconoscimento, come abbiamo fatto nell'ambito dei requisiti previsti a dicembre, debba tener conto dei contributi specifici che possono venire dalle diverse professioni con i propri strumenti propri e le proprie metodologie proprie. Ringrazio molto di questo, se mi può dare conforto anche il professor Lenzi ulteriormente. Grazie. Grazie. Io mi chiamo Fabio Mosca, sono associato di pediatria presso l'Università degli Studi di Milano e sono coordinatore del corso di laurea di infermieristica pediatrica che l'università ha fondato, 2 anni fa. E mi sono piaciuti molto tutti gli interventi, ma credo che sia ghiotta l'occasione di avere qui un rappresentante del Ministero, il dottor Leonardi, anche un rappresentante importante dell'università, per fare un ragionamento semplice. Se il Ministero stabilisce i modelli assistenziali e li condivide con le regioni, è fondamentale che l'altro braccio di questo processo, cioè la formazione degli operatori che poi vanno sul campo, sia molto ben interconnesso. E da questo punto di vista volevo dire al professor Lenzi che credo che in questo contesto l'università non è che si debba sentire tanto chiamata a fare una cosa che si può anche non fare. Credo che sia un ruolo importante che l'università ha. L'università ha il ruolo della formazione e deve interlacciarsi strettamente col Ministero per evitare che poi i modelli assistenziali siano sincroni rispetto alle risorse. Ci sono 500 reparti pediatrici e 120 terapie intensive neonatali sparse per l'Italia, che oggi hanno una carenza di medici specialisti in pediatria, perché evidentemente il modello che è stato adottato non ha consentito un'interlocuzione adeguata con l'università, per cui gli specialisti che escono sono inadeguati a mantenere il livello. Quindi credo che sia molto importante che i due ministeri abbiano un'azione molto ben coordinata. L'ultima annotazione era per il professor Lenzi. Ho apprezzato molto il tono, il garbo con la quale ha suggerito, in un qualche modo indicato la strada, che è quella del mantenimento dei profili. È logico che in un momento di risorse che sono limitate bisogna ottimizzare, però credo che serva rispetto per tutti i profili che immagino se sono stati creati, siano stati creati a ragion veduta. Il discorso del tronco comune iniziale io credo che sia la strada giusta, mantenendo paralleli tutta un'altra serie di cose. Peraltro credo che in molti corsi di laurea questo avvenga, vedo
la coordinatrice dell'infermieristica pediatrica e quella dell'infermieristica della nostra università seduta assieme, che condividono la segreteria con il 70% dei corsi del primo anno dell'infermieristica e dell'infermieristica pediatrica che vengono fatti assieme. Quindi credo che il modello che lei ha individuato sia quello giusto. Grazie. Noi preghiamo i relatori di prendere nota dei singoli interventi, che poi dopo ciascuno farà una replica conclusiva. Coordinatore del corso di laurea di infermieristica Sapienza 1, azienda San Camillo di Roma, tre domande veloci speriamo. Una al rettore dell'università, quando ha parlato dei finanziamenti, perché chi sta nelle aziende sanitarie questo problema ce l'ha sulla pelle, finanziamenti dell'esperienza dell'Emilia Romagna, quindi soprattutto come sono stati tradotti per le aziende il rapporto al numero di studenti. Per il professor dottor Leonardi, nella programmazione le lodi l'ha già fatte l'amico Mastrillo, quindi io non gliele faccio, sono un po' più spigoloso, mi dovrà perdonare, ma nelle professioni sanitarie, se si parla di professioni sanitarie, la programmazione va fatta seria su tutti. Io parlo da parte del Ministero della Salute e delle Regioni. Mi rivolgo, faccio un percorso indietro. Infermieri 15-20 anni fa, eravamo arrivati a 5.000, adesso siamo a 15.000 circa. Partono. Altre professioni sono o sparite o si sono moltiplicate, anche alcune tecniche. I medici sono rimasti sempre gli stessi, tendenti all'aumento. Nella programmazione mondiale l'OMS declina alcuni parametri fondamentali in rapporto alle varie professioni. Una per tutte, medica e infermieristica, c'è un rapporto che in Italia non è rispettato. Allora bisogna anche, io sto parlando di una facoltà di medicina, mi perdonerà la preside, ma anche il professor Frati, quindi ne approfitto, essendo rettore, essendo ex preside. Cioè, questi rapporti nelle programmazioni, il Ministero della Salute dovrà tenerne conto. A me chiedono, la mia azienda, di fare la direzione sanitaria, chiede a me, che non sono direzione sanitaria, di fare la programmazione da mandare a Regione Lazio, a sua volta da mandare al Ministero, perché nessuno la fa. O se la fanno sparando i numeri. Io mi sono rifiutato. Parlo della professione medica e delle varie specializzazioni. Io vedo che stanno arrivando dei numeri così. Allora, siccome siamo tra addetti ai lavori, non ha nessun intento polemico. Il problema esiste. Nella mia azienda io penso che ci sono 200-250 medici in più, dichiarati da direttori generali. E siamo così. Allora, questo problema, senza azzerare le facoltà di medicina, ma questo problema esiste. Allora, mi perdoni, dottor Leonardi, ma questo glielo devo dire perché ho un mandato in tal genere da alcuni coordinatori. Velocemente l'ultima, professor Lenzi, la sua disamina storica a me piaceva prima quando dava delle cose precise, storico scientifico disciplinare, nel senso, quando ci ha costruito quell'architettura del 1945 alle professioni sanitarie ha dato delle certezze e su quali io vedo qui in aula molti professori universitari dei vari MED, soprattutto vedi quelli dei MED 45, vedo che alcune professioni sono sparite. Se il criterio, mi deve tranquillizzare lei, professor Lenzi, noi abbiamo fiducia, ma se il criterio è quello di quanti ordinari ci sono, anche la professione infermieristica non c'è nessun ordinario. Se è quanti, allora quali sono le macro aree? Quali sono i criteri di intervento? Perché se spariscono poi sostanzialmente, il concorso poi lo fa, non lo so, professor Lenzi, qui parlo veramente da ignorante, quindi essendo un amico mi permette di essere così crudo, ecco, però vedo molta perplessità in aula, quindi se ci potesse dire qualcosa di più sarei grato. Grazie, scusate l'intervento. Buonasera a tutti, sono Bielli, vicepresidente della Commissione di Fisioterapia, ringrazio professor Lenzi e tutti quanti, però è dovuta una precisazione, diciamo perché resti negli archivi, nelle cronache. Io ho fatto parte del tavolo tecnico e la nostra classe, con l'approvazione di tutti, di tutte o quasi le professioni, gli otto profili,
aveva approvato l'inserimento dei 30 crediti MED 45, 48 e 50, proprio perché in ogni, diciamo, secondo le esigenze potevano attivarsi 28 di MED 48, 2 di MED 45 e via discorrendo nella costruzione del proprio diciamo individuale piano di studi. Questo naturalmente accadeva 5 anni fa, quindi io reputo che le richieste che noi avevamo fatto, e questo mi rivolgo anche al dottor Leonardi, anche se in questo momento non so, l'avevamo fatte sia al Ministero dell'Università che della Sanità, sono state fortemente, diciamo, disattese. Tuttavia non mi scoraggio e reputo che la nostra professione, in particolare la fisioterapia, così per la cronaca, solamente abbiamo il Medline e 17 riviste indicizzate nel mondo, quindi è una professione che, oltretutto, come vedremo nella relazione successiva, sta avendo un grosso sviluppo anche in senso oltre i 3 anni. Reputo che questo, che noi diciamo dobbiamo accettare, scusatemi, è un piccolo ma grande, significativo per noi passo indietro, per voi sembrerà nulla. Quindi, questo riguarda anche altre professioni, parlo anche a nome degli altri profili, chiaramente, che mi hanno espresso questa manifestazione. Ma chiudo qui perché non voglio fare lagne. Quello che dico è al professor Lenzi una domanda specifica e poi una al professor Leonardi. Questa 270 per noi è vecchia, quindi le chiedo, come ha già sottolineato lei, quando potremo cominciare a ridiscutere la nuova riforma? E al professor Leonardi e al dottor Leonardi chiedo gentilmente se reputa che l'inserimento di questa figura di coordinatore con laurea specialistica, del profilo, con maturità quinquennale, eccetera, possa eventualmente trovare una risposta anche da un punto di vista, non so che questo non è il contesto, ma dal punto di vista contrattuale, perché diciamo l'attività profusa da parte dei coordinatori, come tutti ben sanno, ormai anche se non c'è un lavoro scientifico, ma un giorno lo faremo, è di estrema importanza l'andamento e lo sviluppo dei nostri corsi di laurea. Grazie. E l'ultimo intervento? No, c'è. Devo rinnovare la preghiera, Franco, interventi brevi, altrimenti sì, non resta il tempo ai relatori di rispondere. Va bene. Ascolese, coordinatore di un corso di laurea di tecnici di radiologia. Io credo che oggi dobbiamo testimoniare un momento storico che è terminato, che era di sperimentazione, iniziato nel 2000, terminato oggi, con tante aspettative da parte delle professioni sanitarie che credevano di poter, voglio dire, cimentarsi in un aspetto che nella loro storia non c'era mai stato, che poteva essere la ricerca, la docenza, la formazione. Pochi hanno avuto la fortuna di riuscirci, molti sono rimasti fuori. È frustrante sentire oggi che per noi ci sarà la serie B e altri forse per la serie A, per problemi economici sono sicuramente, che i concorsi, che è l'unica cosa in Italia, non se ne faranno più, ma che si sono fatti fino a ieri, ma che le professioni sanitarie poco hanno potuto fare per poter entrare, ma no, perché le declaratorie sono chiare, ma non volevano aspetti di tipo favoritismi, bisognava forse aiutarli a fare un lavoro che altri storicamente hanno sempre fatto, ma che da soli non ce l'hanno fatto. Oggi dobbiamo dire che quel periodo è finito, ne inizia un altro. Non vorrei che questo periodo che inizia sia di frammentazione delle professioni sanitarie, cioè la classe 1 va avanti, le altre vanno dietro. Perché dico questo? Perché, professore Lenzi, i 15 crediti o i 30 riferiti ai profili si riferiscono, voglio dire, se vado alla classe 1 è MED 45 e MED 46. Il mio, che ho 60 corsi di laurea in Italia con 8.000 domande che si fanno e 60 corsi, c'è MED 36, MED 37, fisica e poi alla fine MED 50. Allora, non lo so, voglio dire, ci sono dei sistemi grossi, il mio è un contributo ad una riflessione, non altro, però quando il Tribunale dei Malati mi dice che per fare
un eco color doppler ci vogliono 700 giorni e io nel mio profilo professionale posso fare l'eco color doppler, ma l'università non mi fa fare l'eco color doppler, io chiedo al Ministero a chi è che mi devo rivolgere per rispondere rispetto, voglio dire, alle domande che le professioni vogliono porre come diciamo interlocutori istituzionali. Grazie. Grazie Franco. Ci sono ancora tre interventi brevi: Valerio Di Monte, professor Vizziarelli, poi chiude Luisa Saiani. Approfitto della presenza del dottor Leonardi, ma anche una domanda con risvolto che riguarda l'università. Sono Valerio Di Monte, presidente del corso di laurea in infermieristica di Torino, e riguarda un po' la risposta ai bisogni complessi attraverso competenze elevate, competenze complesse che sono previste anche dal punto di vista normativo dai master, dal percorso di master. E abbiamo la legge 43 che è un'incompiuta, nel senso che prevede che ci siano professionisti specialisti in grado di rispondere a problemi complessi e attraverso percorsi formativi che sono master specialistici. Però nella normativa universitaria i master sono percorsi per aggiornamento, mentre questa legge prevede, come se fossero dei titoli, l'acquisizione di competenze che possono rispondere, per quanto riguarda l'infermieristica almeno, ad aree che richiedono la formazione complementare, così come era previsto dal profilo del 94. Quindi la domanda è se possiamo, se abbiamo intenzione di riprendere questo percorso anche delle, chiamiamole, specializzazioni, come questo però si configura dal punto di vista della normativa, che sembra contraddittoria rispetto a quanto sono previsti per i master universitari e per le specializzazioni, perché altrimenti abbiamo un quadro che per quanto riguarda l'infermieristica risale ancora al primo nucleo di accordo a livello europeo, che è quello del 1967, ancora l'accordo di Strasburgo, ratificato in Italia nel 73, che prevede l'infermiere generalista che va bene un po' dappertutto. Grazie. Valerio, grazie anche per il rispetto dei tempi. Lamberto Telegrafico, per cortesia. Brevemente io faccio alcune specie di domande sulle quali vorrei sentire sia il parere del Ministero che parere del CUN. Io non sono altrettanto felice come Ascolese per le notizie che ci hai dato, che sono confortanti, perché finalmente vediamo partorire una gravidanza. Non mi è sembrato che Ascolese fosse contentissimo. Assai lunga. Non mi è sembrato che Ascolese fosse contentissimo. No, beh, insomma, è partito dicendo che è una giornata storica, quindi sembrava contento. Io dico, parto con una citazione: Dum Roma cogitat, il resto lo sapete, non lo dico. Perché in effetti io sono convinto che se aveste ritardato ancora un po' ad emettere decreti del 270 non sarebbe stato male. Perché? Perché allora, rispetto alla conferenza Stato-Regioni e in subordine alle aziende sanitarie, noi non abbiamo la sistemazione formale di moltissimi coordinatori tecnico-pratici, gli strumenti fondamentali per la gestione dei nostri corsi. Secondo, il finanziamento dei corsi di laurea è assai vago da regione a regione e il Magnifico ci ha presentato un esempio in cui un atto importante come quello che regola la nostra regione dove ci troviamo oggi, tuttavia non trova applicazione e gli strumenti sono di volta in volta applicati. Sappiamo però che funziona, perché in questa regione i soldi poi arrivano di fatto, ma sappiamo anche in altre regioni. Quindi il terzo punto è la programmazione. È inutile che noi, io ho assistito stamane al doloroso e faticoso lavoro delle due commissioni nazionali su come adeguarci rispetto a queste giuste richieste che ci vengono da Roma, rispetto alla riduzione dei corsi e quant'altro. Però a fronte di questo, se la programmazione dei posti, ad esempio, non viene fatta in maniera precisa, in un confronto tra Stato e Regioni, ma anche tra Regione e Regione, perché l'accorpamento di alcuni corsi tra Regioni sarà indispensabile e inevitabile, nella filosofia che Lenzi ci ha dato e che io condivido sostanzialmente. E ancora, i contratti per il personale insegnante non universitario sono una cosa vaga, non si sa bene come si regolano, chi insegna che cosa, che titolo, con che riconoscimento da parte. Noi stiamo ancora discutendo se tutti questi nostri collaboratori dei settori mette 45 in giù in qualche misura potranno mai essere abilitati all'insegnamento, gli venga riconosciuto in qualche maniera questo lavoro che fanno. E l'ultima questione la rivolgo a Lenzi, perché
sui settori scientifico 45-50 mi piacerebbe saperne qualcosina di più, se è possibile. Non voglio che tu rompa un eventuale silenzio del CUN, quindi grazie. L'ultimo intervento, Luisa. Nel mio ruolo di segretario di questa conferenza devo cercare ogni tanto di raccogliere le posizioni, le discussioni, di fare sintesi, e devo dire che negli ultimi tempi sto incontrando una certa difficoltà, perché ho l'impressione che tutti si occupino di tutto, ma soprattutto si occupino di cose che non competono e chi dovrebbero occuparsi non se ne occupano. E mi spiego. A un certo punto la conferenza dei presidi lancia un sasso, fa un documento provocatorio, io credo, posso accettarlo solo così, dicendo: le università dopo 10-15 anni di formazione delle professioni sanitarie e in un momento di stretta come questo sono appesantite, è necessario razionalizzare il sistema formativo delle professioni sanitarie. 22 professioni sono troppe, perché un fabbisogno nazionale anarchico come quello, mi permetta di chiamarlo così, quello di cui stiamo pagando un po' il prezzo, distribuisce corsi in tutta Italia, basta accontentare i singoli assessori che vogliono anche 12 studenti, 10 studenti. In questa difficoltà e appesantimento i presidi in modo provocatorio dicono: portiamo 22 professioni a 16. Allora, se è una provocazione va benissimo, perché lancia il sasso, però mi chiedo, è competenza della sanità questa materia, non certo dei presidi. Allora, la sanità ha un progetto, ha un tavolo, e sicuramente il suo tavolo sarà con le regioni che rappresentano il sistema sanitario e con le categorie professionali. Forse sarebbe anche ora di rivedere e riscrivere i profili. Non so se la questione però sia solamente di ridurne da 22 a 16, perché magari non tutti hanno l'equivalenza in Europa, che anche su questo è sempre molto difficile, abbiamo visto con documenti delle nostre commissioni, molto difficile fare una fotografia fedele, perché l'Europa è ancora un mosaico molto indefinito. Tuttavia, queste 22 professioni che si sono create in Italia, io le reputo anche una grandissima risorsa, perché hanno portato competenze differenziate specialistiche nei servizi, che poi dal punto di vista formativo siano faticose e che alcuni corsi di laurea con bassi numeri non stanno in piedi, sono costosissimi, non ce li siamo permettere, è un'altra questione. Allora, questione quanti profili, è ora di aggiornarli, è ora di allinearli all'Europa, possiamo permetterci di essere più ricchi dei profili dell'Europa? Mi chiedo, è una questione di cui la sanità se ne sta prendendo carico? Perché fuori è difficile vedere e capire su questo che strategia c'è. Allora invece i presidi della nostra conferenza, abbiamo ritenuto in una riunione che abbiamo fatto, si dovrebbe spostare su un'altra problematica, sulla problematica di come alleggerire la gestione di questi corsi di laurea per evitare il collasso delle facoltà di medicina e tanti processi che si stanno di razionalizzazione mettendo in atto. Il finanziamento delle università ha una quota che sarà data solamente se ridimensionano i corsi piccoli e in eccesso. Quindi se non le proponiamo noi dei piani per le nostre professioni, li decideranno gli altri. Però prima di decidere noi quanto unire, accorpare, tronchi comuni, mutuazioni, anche su questo poi torno, è necessario che ci sia veramente un presidio maggiore dell'analisi dei bisogni. Cioè, quando vediamo che alcune professioni ne vengono richieste 200 da una regione e altre 10 regioni non ne chiedono neanche una, ma ci sarà un tavolo, conferenza Stato-Regioni e Ministero, in cui si chiedono come mai i bisogni sanitari di quella regione improvvisamente hanno bisogno di 100 professionisti e nel tutto il resto d'Italia non c'è bisogno. Allora il Ministero della Sanità, la percezione che ho dall'esterno, che non abbia una regia forte su questi processi.
E allora poi le contraddizioni cascano dentro le facoltà di medicina e lì è molto pericoloso trovare soluzioni tampone. Abbiamo provato a ragionarci come conferenza, ne discuteremo domani nella nostra sessione di lavoro, se è possibile fare anche noi una proposta di migliorare la gestione dei nostri corsi di laurea e non monopolizzerei adesso su questa proposta perché è embrionale e daremo il nostro contributo. Però credo che questo sia il nostro dovere, come gestire al meglio e riaprire un'altra fase all'interno delle facoltà di medicina dove ci sono le professioni sanitarie, come migliorare la gestione, perché dobbiamo anche dirci, colleghi, che abbiamo fatto 22 repubbliche nella facoltà di medicina e che forse il sistema non le regge e che forse se avessimo anche maggiori integrazioni tra noi ne guadagnerebbero i nostri professionisti e ne guadagnerebbero i servizi sanitari. Forse si stia aprendo una fase di ricerca di maggiori integrazioni, tutta aperta. Ecco, questa è proprio un'esigenza di avere anche un confronto con voi su chi deve occuparsi di che cosa. Questione dei decreti area della 270, che voglio dire, è evidente che accettiamo come una buona notizia quella che stanno finalmente per essere approvati e possiamo anche noi, perché è vero come dice il professor Lenzi che non cambiano molto per noi, però ci danno l'occasione all'interno dei nostri atenei di riaggiustare e migliorare i nostri piani di studio che a questo punto ne hanno molto bisogno. Di nuovo però qualche riflessione su alcuni stralci di questo decreto. Quando mi si parla di coordinatore di tirocinio, dizione che a noi non è mai piaciuta molto perché non è vera, perché questi coordinatori sono i veri manager didattici dei corsi di laurea, hanno loro la gestione. Allora, perché questo bisogno ancora di ridurli al tirocinio? Va benissimo che loro abbiano la responsabilità di tirocinio, però dico una cosa, che dal giorno dopo che è operativo il decreto, se i coordinatori dei corsi di laurea decidono dal giorno dopo di fare solo i coordinatori di tirocinio, c'è il collasso del sistema. Su questo. Poi una frase che non so se è del decreto o se è stata una sintesi, che per il tirocinio il 100% delle ore credito devono essere svolti in reparto. È una concezione medievale del tirocinio. Allora mi chiedo, questo è lo stesso se c'è nel decreto, lo miglioreremo, non è questo il problema. Più volte il professor Lenzi ci ha detto non fermatevi alle finezze perché l'Italia e anche questa partita ha dentro tante idee, tante espressioni, però lo prendo come indicatore di come sia difficile far transitare l'elaborazione culturale che fa questa conferenza da 10 anni e che questa elaborazione culturale che sul tirocinio abbiamo scritto documenti, pubblicato lavori, fatto ricerca, confrontati con l'Europa, con Maastricht, con la McMaster, per dire che il tirocinio non è 100% di ore presenza in reparto e poi questa cultura, questo avanzamento non arriva ai tavoli dove si scrivono i decreti. Ecco, un po' un dispiacere e un augurio, un futuro per riuscire a migliorare questi aspetti. Vi ringrazio. Ecco, mi sembra che sia state le presentazioni molto interessanti, la discussione estremamente completa. Io darei spazio per una breve replica nell'ordine ai relatori, al professor Tomasi, al dottor Leonardi e poi al professor Lenzi, che è stato quello maggiormente gettonato. Mi permetto solo una piccolissima cosa che viene dalla mia esperienza di 3 anni di presidente di corso di laurea, cosa che Andrea Lenzi sicuramente condivide perché me l'ha insegnata lui, l'attività
di tirocinio è attività didattica uguale alle altre, è dello stesso valore, dello stesso peso, anzi, se vogliamo, concettualmente per forse più importante, della didattica frontale e della didattica a piccoli gruppi di laboratorio. Quindi a tutti gli effetti, nelle ore studenti, nella distribuzione dei crediti, non solo la didattica di tirocinio ha la stessa dignità, è anche più lungo il periodo che viene fatto con lo studente, quindi se dobbiamo attribuire una valenza formativa, la probabilmente superiore a quella della didattica frontale fatta in aula. Non solo, ma viene battezzata con nome e cognome del docente responsabile. Quindi possiamo mettere come corrispondente il nome, il titolo di coordinatore di tirocinio a quello di docente di attività professionalizzante, così come abbiamo il docente che fa lezioni frontali in aula, il docente che guida i piccoli gruppi nei PBL o nelle attività di laboratorio. Ecco, prego il primo dei nostri relatori. Io sono stato il meno bersagliato, dunque occuperò pochissimo tempo. Direi che forse la cosa più importante che ho visto e che ho sentito è la correlazione tra programmazione e finanziamento. Ora, la programmazione, se da una parte a livello ministeriale e nazionale mi sembra di poter concordare con varie persone che qui oggi, docenti che qui oggi hanno parlato, cioè come poco esistente, dovrebbe essere, dovrebbe, ma dico ancora al condizionale, molto più adottata e molto più presente a livello regionale, visto del resto i compiti che la regione dà nell'assistenza. Mi aspetterei e mi aspetto appunto una programmazione più cogente. Contemporaneamente, naturalmente, non possiamo dimenticare che l'università ha pur sempre una dimensione nazionale, se non addirittura internazionale. Però a questo punto io amo appunto dire questo: i nostri committenti, la nostra committenza, e penso che noi dobbiamo render conto alla committenza, l'università deve render conto alla committenza, sono per almeno il 75-80% appunto il locale. Dunque la programmazione regionale la considero in modo rilevante ed estremamente importante, ed è per questo che io ho chiamato in causa anche oggi, e lo ripeto sulla domanda specifica, i finanziamenti regionali devono essere appunto più trasparenti e devono arrivare in modo più chiaro su una committenza ben precisa università-regione. Poi l'università a sua volta deve tenersi e mantenersi una quota che io così grossolanamente ho definito del 30% per rispondere alle aspettative nazionali ed extranazionali. Dunque, di nuovo, regione e università è un passo, e parlo naturalmente della sanità, è un passo estremamente importante che deve essere fatto e portato avanti anche in modo abbastanza veloce. Dunque, ritorniamo su questa questione dei fabbisogni, perché su questo ci sono state diverse sollecitazioni. Allora, innanzitutto vorrei dire, i fabbisogni erano prima fatti a livello ministeriale, cioè era proprio il ministero che faceva la rilevazione, mandava le schede a tutte le regioni, a tutte le aziende, alle federazioni, aggregava il tutto, alle università aggregava il tutto e quindi faceva una rilevazione. Questo a una certa fase della vita di questo paese è stato contestato, perché si è detto no, l'attività è regionale, l'assistenza regionale, insomma tutte queste questioni, quindi dobbiamo farlo a livello regionale. Quello che è rimasto al Ministero è mettere insieme questi dati e poi confrontarli intanto con le regioni e quindi poi con il MIUR, con il Ministero dell'Università. In questo l'attività del Ministero è ridotta per forza di cose, nel senso che il Ministero non ha più neanche i dati, cioè noi non abbiamo, se la Regione Emilia Romagna mi dice che gli servono 50 infermieri, io non glielo posso contestare perché non ho avuto la base conoscitiva, né conosco la metodologia attraverso la quale l'Emilia Romagna ha detto che gli servono 50 infermieri, ne potrebbero servire 2000 come 10. E qualche giorno fa ero a Trieste, ho chiesto al direttore dell'IRCS pediatrico di Trieste, dico: ma mi scusi, ma
infermieri pediatrici ne avete, non ne avete? Ah, ci servirebbero tanto. Ma gli ultimi che abbiamo assunti ormai risalgono a tanti anni fa, ormai hanno tanti anni, non riusciamo ad avere nuovi infermieri pediatrici. Il Friuli, se ben ricordo, poi il dottor Massimo può confortare, pare che abbia espresso un fabbisogno zero di infermieri pediatrici, che rispecchia il fatto che in Friuli non esiste il corso di laurea in infermeria pediatrica. Se in Friuli ci fosse stato il corso di laurea in infermeria pediatrica, magari l'unico corso dell'area del nord-est, probabilmente il Friuli avrebbe espresso un fabbisogno di 200-300 infermieri pediatrici. Allora, queste sono questioni che tutti sappiamo, che ci diciamo, ma che ogni anno ricorrono. E su questo stiamo facendo un lavoro. Io sono direttore da 3 anni, ma il dottor Mastrino sa che sono 3 anni che su questo lavoriamo, in diversi modi. Con l'università, stringendo sui numeri, guarda, lo orientiamo in questa maniera o in quell'altra, con le regioni, chiamando le responsabilità, spingendo le professioni ad avere dei rapporti con le regioni già nella fase in cui le regioni fanno questa rilevazione, perché ovviamente poi ogni associazione di categoria, ogni collegio personale ha il polso della situazione e può veramente dire alla regione: ma guarda che forse stai andando un po' fuori strada. E quindi, diciamo, è un lavoro in questo momento corale. Noi ci aspettiamo, da quel tavolo tecnico che abbiamo messo in piedi, dei risultati, e li aspettiamo proprio dall'applicazione di una metodologia comune, condivisa, perché nel momento in cui io so come il Friuli, piuttosto che l'Emilia, piuttosto che la Sicilia, ha elaborato il proprio fabbisogno di infermieri pediatrici, podologi e quant'altro, lo posso confrontare con quello delle altre regioni e possiamo veramente poi scendere nel merito e discutere e vedere se effettivamente quella relazione è stata più o meno corretta. Oggi questo non si può fare, quindi l'unica cosa che possiamo fare noi è, ripeto, discutere, aggiustare un po' il tiro, però sostanzialmente prendiamo il dato regionale così come viene. E questo è anche l'altro motivo poi per cui specularmente il mio università dice: ma io assegno sulla base della capacità formativa delle mie università e non tengo molto in considerazione quello che è il fabbisogno regionale. E vale questo sia per le professioni e sia per le specializzazioni, perché dice: ma se io ho il corso di podologia a Roma, ne ho 2-3, do più posti a Roma, se poi un'altra regione aveva bisogno di podologi non gli do tutti i posti che aveva bisogno, perché comunque le università che formano la podologia sono da un'altra parte. Ripeto, lo stesso vale, anzi forse soprattutto, per le specializzazioni. La questione è complessa, anche perché poi sono due cose che si vanno a intrecciare. Prendiamo le specializzazioni che fanno capire un po' meglio il problema. Io ho in Emilia 4 università, 4 facoltà di medicina. In Piemonte ho 2 università con 2 facoltà di medicina. Sono delle regioni che hanno più o meno lo stesso territorio, la stessa popolazione. Se io dovessi distribuire, o se l'università dovesse distribuire gli specializzandi nella stessa maniera in termini numerici, significherebbe sostanzialmente che le università dell'Emilia perderebbero la metà degli specializzandi che formano e quindi dovrebbero sostanzialmente laureare 100 e poi specializzare 50. Piemonte viceversa dovrebbe laureare 50 e specializzare 100. Allora, perché, posto ovviamente che ogni università abbia la stessa capacità formativa, io sto semplificando, ma tanto per capire quali sono i problemi. Quindi dobbiamo conciliare da un lato una programmazione regionale, dall'altro una programmazione delle università che comunque sono, gli Atenei sono a carattere nazionale, non sono regionali, ma sono a carattere nazionale. Chiaramente contemperare un po' le due cose, però per contemperarle innanzitutto dobbiamo avere dei numeri confrontabili. Questo è il lavoro che si è iniziato a fare a livello nazionale. E in questo mi ricollego anche a quello che diceva il coordinatore San Camillo, cioè il rapporto tra medici e altri professionisti. Io non voglio essere oggetto delle sue ire, ma noi quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo chiesto un aumento del numero dei medici, perché comunque
perché comunque siamo convinti che questo eccesso che c'è di medici in questo momento si tradurrà in una carenza tra 15-20 anni. E francamente non possiamo permetterci di avere una carenza di medici, ma di nessuna professione, ma neanche di medici, fra 15-20 anni. Abbiamo fatto uno studio pilota, ad esempio, sulla professione, sui pediatri, sugli specialisti pediatri. Abbiamo visto che dovrebbero dimezzarsi i pediatri da qua ai prossimi 20 anni. Allora, questi sono problemi sui quali ovviamente dobbiamo cominciare a riflettere adesso, perché non possiamo rifletterci quando poi avremo il calo. Abbiamo una gobba per classi d'età, e quindi avremo a un certo punto, oggi abbiamo un eccesso, abbiamo magari una disoccupazione medica, domani avremo una carenza. La carenza chiaramente non significa necessariamente avere lo stesso numero di medici. Ci sono modelli organizzativi che possono prevedere un minor numero di medici o un maggior numero, questo poi è un altro, questo fa parte un po' di questa programmazione, però è indubbio che se c'è un calo così drastico comunque bisogna intervenire, e quindi per questo noi proponiamo un aumento. Per cui ci sono delle riflessioni, diciamo, a monte, non è che è tutto un po' così, che viene preso un tutto un po' come viene, però è anche difficile, ripeto, dal centro intanto andare a stravolgere delle rilevazioni che le regioni comunque hanno fatto. Per cui le regioni possono accettare che noi andiamo a ritoccare le loro rilevazioni, ma non potrebbero certo accettare che a fronte di 1000 il Ministero dica 500, perché non sarebbe, insomma, entreremmo in una polemica che poi diventa anche sterile. Come dicevo prima, comunque, questo trend di determinazione fabbisogni, per quanto imperfetto, per quanto migliorabile, perché poi sono delle metodologie che si affinano anno per anno, hanno portato appunto, per esempio, ad alzare di molto il numero dei laureati o degli iscritti per esempio al corso di laurea in scienze infermieristiche. Se non ci fosse stata la programmazione, probabilmente non ci sarebbe stata tutta questa impegno ad aumentare il numero. Parlo di quello perché è il caso più eclatante, ma chiaramente riguarda tutte le professioni. Per fare un esempio di numeri più piccoli, ma comunque sempre importante il boost della carenza, gli audioprotesisti, quindi parliamo di una professione piccola che oltretutto non è neanche nel servizio sanitario, ma lavora più nel settore privato, grazie alla programmazione riusciamo ad alzare il numero, magari non quanto vorrebbe il settore, però comunque lo adeguiamo di anno in anno e cerchiamo di arrivare a una maggiore rispondenza. Insomma, sono degli aggiustamenti, non pretendiamo di avere la capacità di programmare al millimetro, però si cerca di fare, si cerca di avvicinarsi ad affinare sempre più questa tecnica di programmazione. Per quanto riguarda invece i profili personali, io volutamente non ho parlato ovviamente del documento della conferenza dei presidi, perché è un documento che ancora, diciamo, a me non è arrivato ufficialmente, quindi non mi sembrava neanche giusto parlarne, ma visto che comunque la questione è venuta fuori, io concordo ovviamente sul fatto che la revisione dei profili ha un procedimento che deriva dalla legge, quindi nessuno lo può modificare, neanche il Ministro della Salute, del Lavoro, Salute e Previdenza Sociale, se volesse potrebbe modificarlo. C'è una procedura, c'è un confronto con le regioni, soprattutto c'è più che un confronto, visto che sono professioni esistenti, c'è un apprezzamento delle regioni. Cioè, io credo che il Ministero può al limite chiedere alle regioni se ritengono che il numero e le professioni esistenti siano effettivamente rispondenti alle loro necessità. Non credo che il Ministero dovrebbe proporre accorpamenti o fusioni o anche soppressioni, perché, ripeto, le professioni ci sono, le questioni esistono. E poi vediamo che le regioni manifestano una necessità di revisione, non abbiamo problemi. Prendiamo questo, con questo non voglio neanche dire che il documento della conferenza dei presi è tanto non essere. Esiste, è una presa di posizione importante, perché insomma certo non sono gli ultimi arrivati che lo propongono. Informalmente se ne è anche parlato con le regioni, vedremo se c'è un interesse a rivedere un qualcosa. Certo, il documento così com'è, questo lo posso anche dichiarare, presenta comunque delle criticità che andrebbero approfondite a prescindere. Ecco, non è che sto dicendo che sarebbe comunque
un'adesione critica. Tante cose non le condivido personalmente, sul piano personale, su come sono impostate, però al di là di questo non c'è, ripeto, una possibilità di arrivare in tempi brevi a una revisione. D'altro canto il sistema dei profili è di per sé un sistema dinamico, ma come tutti i sistemi della società. I profili nascono per rispondere a bisogni della società, a bisogni dell'assistenza del sistema sanitario, quindi non ci sono tabù o dogmi di fede. È un sistema dinamico ed è dinamico sia nella crescita delle professioni, che i profili sono aperti, sia nell'eventuale risistemazione del sistema. Non che ci sia un progetto, ripeto, però comunque c'è una disponibilità anche ad approfondire eventualmente, non ci trinceriamo dietro barriere. E dicevo che è un sistema dinamico, e qui mi riallaccio anche all'eventuale revisione dei profili. Anche qui non è che si è contrario o favorevoli a una revisione dei profili, e non è che i profili sono, oltretutto, ecco, ci terrei a dire, dei contratti che scadono, per cui dopo 3, 5, 10 anni scade il contratto e bisogna rinnovarlo. Il profilo descrive una professione, può essere aderente a quella che è la professione in quel momento, può non essere aderente, ma non c'è un processo di revisione continua. Casomai c'è un processo di crescita nel profilo, perché il profilo professionale non è un pensionario, non stabilisce dei compiti, quelli sono e quelli rimangono. Il profilo di per sé è un documento aperto. Noi abbiamo esperienze variegate nelle regioni in cui dallo stesso profilo vengono dati dei compiti che sono molto diversi, sono compiti che di grossa responsabilità. Penso in questo momento all'esempio della Toscana. E lì vedo anche uno spazio di competenza concorrente delle regioni, cioè una volta fissati a livello nazionale i principi delle professioni e come queste si muovono, poi le regioni che hanno la gestione concreta della sanità, la gestione concreta dei processi assistenziali, possono negli ambiti organizzativi prevedere anche delle crescite delle professioni senza necessità di modificare i profili professionali. Quindi vorrei anche sfatarlo un po' questa cosa dei profili da modificare per forza oppure da non modificare assolutamente. Discorso simile per i tronchi comuni, anche qui il tronco comune invece è più una questione che riguarda l'università. Noi casomai potremmo intervenire, dare il nostro apporto se è come richiesto, nel momento in cui si modificano gli ordinamenti didattici, ovviamente è un discorso da fare anche coralmente perché istituzionalmente siamo coinvolti. Nel momento in cui è un discorso di riorganizzazione della docenza delle professioni, chiaramente è più l'università che deve dire la sua. Io posso solo auspicare ovviamente che in questa azione dei tronchi comuni non si salvaguardi comunque le specificità di docenza, cioè voglio dire possiamo anche avere delle materie uguali, però non è detto che le materie uguali siano insegnate alla stessa maniera ai diversi professionisti, quindi non snaturare quella che è poi la finalità dell'insegnamento per quella determinata professione, ma questo insomma voi sicuramente siete molto più attrezzati di me nell'evitare che questo accada. Sul coordinamento e inquadramento contrattuale si riallaccia a quello che diceva il professor Lenzi, cioè ma questo dicevamo già l'altra volta quando siamo visti a novembre nel primo incontro, l'idea di avere una stabilizzazione della docenza del dipendente del Servizio Nazionale che sono impegnati nella docenza è un qualcosa che io vedo non solo con favore ma anche comunque qualcosa di necessario, e secondo me questo sarebbe legato all'inquadramento contrattuale, perché ovviamente a quel punto una stabilizzazione comporta anche un inquadramento contrattuale, però è un lavoro che dobbiamo fare insieme al professor Lorenzo e al Ministero dell'Università. Sui master e titoli specialistici io ancora mi devo riavere dalla bruttissima esperienza che abbiamo col master di coordinamento, che è veramente un qualcosa di dobbiamo ripensarlo perché proprio non va così com'è. Voi sapete ci sono molti abusi e devo dire secondo me anche per una una cattiva interpretazione delle finalità.
lì c'è questa interpretazione del tirocinio in maniera molto molto elastica. Ora, sono d'accordo, il tirocinio non è solamente formazione in sede, non è quello, però una cosa è dire non è solamente formazione in sede, una cosa è dire non è niente, cioè dobbiamo metterci d'accordo sulle cose. Ora, io vedo che spesso si dice, beh, tirocinio va bene, hai lavorato, sì, allora fatti rilasciare l'attestato che così hai fatto il tirocinio. Se questo deve essere il master, io veramente moltiplico le riserve che avevo sui master e sono molto prudente nel incoraggiare altri master. Lo dico chiaramente perché già di per sé è un qualcosa che sfugge a una regolazione, diciamo, generale. Poi quando diventa oggetto di abuso e di abuso insindacabile per una mal interpretata dalla mia università, perché un'altra università è ben altro, non è questo che sta succedendo, e allora francamente dico che dobbiamo un attimo fermarci a riflettere. E dico anche che comunque la legge 43 del 2006 parla di questi master specialistici, però non vorrei neanche ingessare troppo il sistema, cioè avere poi dei settori in cui se non c'è il master non puoi andare, oppure se c'è quel master non ti puoi spostare un'altra parte. È un qualcosa che dobbiamo fare con molta attenzione, perché veramente si va a ingessare il sistema, e il sistema è già abbastanza ingessato da altre parti per rinnovare queste ingessature anche nel campo delle professioni. Io non so se ho risposto a tutto o se mi è sfuggita qualcosa, eventualmente possiamo riprenderla. Ma, lasciamo ad Andrea Lenzi le risposte. Grazie, avete la sfortuna di avermi fatto perdere il treno alle 5:30, quindi ho un'altra ora, quindi state in campana. No, scherzo, ovviamente, state tranquilli. Cercherò di essere molto rapido, poi puntualizzo qualche risposta a singoli interventi perché mi sembra utile. Intanto vi dico una cosa, ricordatevi che per quanto riguarda tutte le cose che vi ho detto e che sono effettivamente depositate e pubbliche, esiste un sito, tanto ormai internet la dobbiamo tutti, che si chiama www.cun.it, dove tutto quello che vi ho raccontato degli indicatori di valutazione dei vari livelli di docenza, del documento settori, sta tutto lì e ve lo potete rileggere se qualche cosa di quello che ho detto non è stato comprensibile. Seconda cosa importante, non lo dico per ricordarlo a me stesso e nessuno dei presenti ne avrebbe bisogno, ma se parliamo di università dobbiamo sapere che parliamo di università, universo, universitas, e non abbiamo a che fare né con un negozio di quartiere, né con un liceo di quartiere, né con un qualche cosa che deve essere portato per forza vicino al limite dell'utenza, ma deve essere un qualche cosa che rappresenti l'universo mondo e che consenta di confrontare un medico, un ingegnere, un architetto, un infermiere, un tecnico di radiologia o quel che sia, prodotto dall'università italiana assieme a quello prodotto dall'università inglese, tedesca, francese, spagnola o americana. Quindi questo, la banalità che si dice sempre, se uno vuole giocare a carte porta le carte, se uno vuole giocare a baseball porta la mazza da baseball, quindi bisogna sapere le regole con cui stiamo giocando. Quando abbiamo deciso che volevamo avere dei corsi e volevamo avere una competizione universitaria, bisogna sapere quali sono le regole dei corsi e della competizione universitaria. Parlo dei corsi per quanto riguarda la formazione, parlo della competizione universitaria per quanto riguarda chi ritiene di potersi confrontare con una competizione per diventare docente universitario. Ancora un'altra cosa, ma ormai Giovanni Leonardi, qualcuno l'ha chiamato giustamente professore e penso che ne abbia tutti i titoli, almeno per quanto attiene alla cultura, una cosa sono i settori scientifici disciplinari, una cosa è il profilo professionale, una cosa sono le prestazioni. Qualcuno ha fatto confusione parlando di concorsi universitari, parlando di profilo professionale e parlando di prestazioni. Io sono un endocrinologo, posso fare se voglio il diabetologo, il professore del signore che è qua di fronte a me è un internista, se vuole può fare il diabetologo, non esiste il settore scientifico disciplinare di diabetologia, tutti lo possono fare perché se hanno la cultura per farlo si occupano di diabetologia.
Se fai il diabetologo e sei bravo, fai anche l'ecocolor doppio delle carotidi, perché non c'è nessuna regola, almeno all'oggi in Italia, che vieta di fare l'ecocolor doppio delle carotidi. Quindi non confondiamo nelle regole, cioè voglio dire, la nomenclatura purtroppo delle volte l'italiano è bellissimo perché ha 2000 anni di storia, 3000, quanti ne vogliamo, se ci vogliamo mettere anche il latino, e quindi consente molte cose, ma insomma se parliamo in linguaggio anglosassone una cosa è una cosa è un'altra e una cosa è un'altra. Quindi, dette queste due o tre regole generali, per cui se voglio andare a giocare a baseball è meglio che mi metta appunto vestito da baseball e non mi porti le carte da briscola, perché sennò si fa confusione. Detto questo, e detto anche a Cencetti, che lo prego di farmi avere il documento che fa, no, ma mica per niente, lunedì pomeriggio devo andare a Bari a parlare con il professore Fazio dei rapporti del Servizio Sanitario Nazionale all'Università, almeno so, imparo qualche cosa, perché sennò poi Ferruccio è molto più bravo di me, mi mette in difficoltà sicuramente. Cercherò di rispondere ad alcune cose. Sui fabbisogni è già stato detto talmente tanto che è inutile continuarci a ripetere, e non dobbiamo creare i fabbisogni in funzione dell'utenza o in funzione del fatto se esiste o non esiste università, o ancora peggio, se esiste o non esiste, così do la colpa agli universitari, il professore specifico di quella disciplina o l'assessore interessato, visto che si è parlato anche di assessore, ma bisogna trovare dei criteri, e il Ministero della Salute si sta muovendo su questo, per cercare di fare delle cose, non voglio dire serie, perché sicuramente si sono fatte cose serie in Italia, e non per nulla, già è stato citato, dal 97 a oggi sono passati da 8.000 a 26.000 o 28.000, non mi ricordo più quanti sono all'anno, i professionisti delle persone sanitarie fatte dall'università, ma la distribuzione geografica, ripeto, deve essere un pochino ripensata. Ripensata anche in funzione dell'esistente. Se parlo della mia regione d'origine, l'Emilia Romagna, dove siamo adesso, così non si offende nessuno perché sappiamo che non è la realtà che sto descrivendo, non ci fossero realtà universitarie, facciamo finta che zot, quattro università, zac. A quel punto per fare ma non solo la professione universitaria, ma l'ingegnere, il filosofo, l'architetto o quant'altro, si andrebbe in un'altra regione. Insomma, non è che possiamo immaginare, dice, siccome c'è un'università in una regione che la cui dimensioni è più o meno la metà di un quartiere romano, e allora lì dentro, in quell'università, dobbiamo mettere i 21 profili di professioni sanitarie. Perché non serve? Perché non serve, è inutile che ci pensiamo e non. Specifico l'università a cui mi riferisco. Arriviamo alle risposte specifiche. Quanto riguarda i settori scientifici disciplinari, di cui tanti hanno parlato, sono contento che adesso ci sia tanta agitazione, a parte che quando me l'aveva richiesto Mussi di scendere a 80 e quelle delle professioni sanitarie erano di botto sparite, nessuno ha fatto la rivoluzione. Adesso tutti quanti si preoccupano, è giusto preoccuparsi, ripeto ancora una volta, nessuno toglierà il profilo delle singole esigenze didattiche dell'università, perché non conviene all'università in primis, e secondo perché non sarebbe giusto. Ma ancora una volta, questo non vuol dire che dobbiamo trovare la paroletta che ci rappresenta. Io sono un endocrinologo che si occupa specificamente di gonadi e particolarmente di andrologia, non voglio trovare il settore scientifico disciplinare di andrologia, perché sennò saremmo un tre in tutta Italia. Preferisco molto essere un endocrinologo, anzi probabilmente preferirei che ci fosse un unico raggruppamento di tutta la medicina interna, perché così mi confronterei molto meglio con tutti i ricercatori di questo ampio contenitore in tutto il mondo. Parliamo invece di, e questo vale anche per la formazione specialistica, ha detto benissimo il collega dell'infermieristica pediatrica di Milano. È certo che noi dobbiamo cercare, proprio perché l'università ha anche il compito di formare con indirizzi specifici e qualità particolari, andare anche sulle specificità, soprattutto quando l'infermieristica pediatrica, per quel poco che io posso capire, ha una specificità enorme. Insomma, il bimbo grande così è un po' diverso dal signore di 56 anni come me, ma a livello di necessità di formazione dobbiamo trovare il sistema che il nostro sistema universitario regga. L'ha detto abbastanza bene, e mi congratulo perché ha fatto dei discorsi universitari, la Luisa Saiani. Ha ragione quando dice la conferenza presidi ha lanciato un sasso in piccionaia, ma lo è stato a tutti gli effetti. Signori, noi per un anno e mezzo abbiamo subito un attacco feroce contro l'università da parte di tutti i media,
per 6 mesi, 8 mesi siamo stati staccata il tubo dell'ossigeno, perché forse adesso ce lo riattaccano, e siamo senza una lira, non abbiamo probabilmente i soldi per pagare gli stipendi ai professori universitari, ma freghiamocene, ma al personale tecnico amministrativo, non abbiamo i soldi per dare le borse di studio agli studenti, non abbiamo i soldi per costruire residenze universitarie, nessuno ha detto una A. Non ho sentito una voce sui giornali che si sia levata a favore dell'università. Allora, se si spara sull'università, l'università a un certo punto dice benissimo, non ce la facciamo più, arrivederci, smettiamo di fare ingegneri, architetti e infermieri, oppure riduciamo, accorpiamo. È una sassata in piccionaia per dire guardate che se sparate sul pianista non c'è più musica. Quindi attenzione, perché qualsiasi sistema del sistema paese si massacri, per anni noi siamo stati bersagliati come servizio sanitario nazionale, come sistema sanitario, adesso si è passato all'università, fra un po' speriamo si passerà, che ne so, al calcio, a qualche un'altra cosa, ma insomma, allo sport, così. Non ci dimentichiamo che se si spara su un sistema, alla fine quel sistema, visto che siamo tutti in ambito sanitario, lo sappiamo, forma anticorpi, e quindi cerchiamo anche di renderci conto che abbiamo a che fare con un sistema complesso che può avere reazioni. E numero di medici, numero di infermieri, a parte che questa guerra fra poveri o quantomeno fra persone della stessa area non mi piace, ma l'ha detto benissimo Leonardi e qualcuno poi ha anche rumoreggiato, fra 11-15 anni noi avremo un numero di medici inferiori al fabbisogno. Chi dice, chi ha pensato, ma fra 15 anni beato che c'è un occhio, il medico che comincia a formare oggi verrà fuori fra 11 anni specializzato, signori. Chi non fa questo tipo di programmazione e di ragionamenti è uno che è meglio che vada a occuparsi di botanica, probabilmente. Quindi oggi noi abbiamo subito la bolla e la gobba, come la volete chiamare, di medici formati dell'epoca in cui mi sono laureato io mi sono laureato nel 77, io quando mi sono iscritto nel 71 era la matricola 4221 dell'Università di Roma La Sapienza. Adesso con il numero programmato stiamo gradatamente scendendo e ahimè fra il 2015 e il 2020 avremo un numero di medici inferiore ai fabbisogni, tant'è che adesso il Ministero della Salute sta aumentando il numero di laureati in medicina e ahimè avremo un numero di medici tutti superiori ai 50 anni, oltretutto, per il 50% superiore ai 50 anni. Fortunatamente avremo circa 50-60% di medici di sesso femminile, che è un grande vantaggio, perché come voi sapete si è spostata completamente in quel senso la numerosità dei laureandi, anzi delle laureande in medicina. La 270 2004 è già vecchia di 5 anni, quindi è evidente che è vecchia, ci sono delle cose da migliorare, l'ha detta benissimo la Silvia Bielli, l'ha detto Ascolese, sicuramente potremo migliorare quello che è scritto, ma intanto utilizziamo quello che c'è, perché è inutile che, lo dico all'amico Cavallini, non so che sia, che parliamo del sistema spagnolo, cioè perché non possiamo fare adesso il 4 più 1, se ci mettiamo a fare il 4 più 1 o il 3 più o il 2 più 6, insomma adesso cerchiamo di fare al meglio quello che abbiamo messo in pista. Anche perché, badate bene, noi siamo abituatissimi a guardare cosa succede fuori, ma Spagna, Francia, Inghilterra, eccetera, eccetera, non è che funzionino poi così bene. La Spagna sta cambiando per la terza volta sistema universitario nel giro di 7 anni, l'ha cambiato già 6-7 volte, e 3-4 volte nel giro di 6-7 anni. L'Inghilterra, come voi sapete, è stata talmente pessima nel programmare i fabbisogni sanitari che è andato su tutti i giornali qualche tempo fa, ha dovuto prendere medici dall'Italia per coprire i fabbisogni di governance estiva delle regioni del nord dell'Inghilterra durante le ferie dovute ai medici locali. Quindi, insomma, cerchiamo di stabilizzare quello che abbiamo in casa. Master, ha ragionissimo, secondo me, per quanto sia giusta l'esigenza di cultura, se l'esigenza culturale i master universitari se ne fanno quante se ne vuole, se l'esigenza di professionalizzazione stiamo molto attenti che non si ingessi troppo il sistema, che poi per fare una determinata professione ci sia bisogno necessariamente di quella qualifica scritta per legge che diventa un super 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 profilo professionale, per cui uno poi se non fa quello non fa nient'altro. È un po' come la scuola di specializzazione in medicina emergenza urgenza, tanto per dirne una che va molto di moda adesso. Se io mio figlio volesse fare una specializzazione non gli farei mai fare medicina emergenza urgenza, perché dopo 10 anni di pronto soccorso quello che fa lo buttiamo, no? È un po' come fa il minatore, mica lo puoi fare per tutta la vita, perché non ce la fa più. Cioè non è IAR sta bello in televisione George Clooney, ma fare il medico emergenza urgenza per 10 anni dopo o diventi il primario oppure
buttare, molto meglio essere un internista che faccia medicina in emergenza e urgenza, a mio avviso, parlando del, agli amici. Che altro? Ah sì, una cosa ancora, la Saiani, ricordiamoci di fare battaglia assieme perché i nostri studenti vengano valorizzati in termini di fondi di finanziamento ordinario delle università come gli studenti di architettura, geologia o filosofia, perché è assurdo che scienza della comunicazione, come al solito, non se l'avrà mai il mio amico Mario Morcellini di Roma, ha 3.000 iscritti e quindi ha 3.000 punti di fondo di finanziamento ordinario, noi abbiamo 25.000 e passa come sono laureandi e iscritti per anno le professioni sanitarie e ci vengono valorizzati come 0,5 punti per studente, perché si dice, siccome siamo in coabitazione con la sanità. Essendo corsi a frequenza obbligatoria, questo secondo me è una battaglia da fare assieme per poter ottenere un congruo finanziamento delle facoltà di medicina, e vi chiedo a nome dei docenti di medicina, ve lo chiederanno sicuramente, ve l'hanno già chiesto, un sostegno in questo. Tirocinio 100%, premesso che dalla prossima volta in poi non porto più dispositivi e parlo a braccio, è chiaro che quella era una sintesi, ma è per dire, come ha detto molto bene l'amico Giovanni Leonardi, che se noi ci inventiamo i tirocini non facciamo dei professionisti, ma facciamo dei colti. Allora uno può pure dire, io faccio una laurea per cultura in infermieristica piuttosto che in tecnico di radiologia, ma se poi mi voglio far scattare una lastra o far mettere in reparto seguito, io voglio avere una persona che ha fatto attività di tirocinio. Il come poi lo decideremo assieme, il quanto lo decideremo assieme, ma quello è un sistema per inchiodare alle proprie responsabilità le università. 60 crediti sono di tirocinio, non di cui 3 ore in reparto e il resto delle 1500 ore a casa a studiare sui libri, perché se no finisce così, perché poi ci sono, come ho già detto, colpa dell'università, i corsi di laurea dell'università del nulla. Quanto alla parola coordinatore, insomma, io sono stato per anni coordinatore di semestre e non mi sono mai offeso, è un grande onore essere coordinatore di semestre nell'ambito di un coordinamento di un corso di laurea in medicina e chirurgia. Ci sono i coordinatori di corso integrato, i coordinatori di semestre e c'è il presidente di corso di laurea. E non mi pare che si sia mai offeso nessuno. Se la parola coordinatore è offensiva, la prossima revisione della norma lo modificheremo, ma coordinatore lo capiscono tutti. Altre norme, altri nomi, poi non si capisce cosa vuol dire. Allora bisogna che ci mettiamo semplicemente d'accordo che cosa vogliamo dire, lo scriviamo sul Devotoli, sul dizionario della lingua italiana e ci capiamo. Nessuno voleva offendere nessuno dicendo coordinatore, almeno non io. Ripeto, io ho fatto per anni, prima di diventare presidente di corso di laurea, il coordinatore di semestre e ne ero felice. Era un grande onore per me da ricercatore universitario fare il coordinatore di semestre. Questo mi pare sia più o meno tutto quello che dovevo dire, vi ringrazio ancora di avermi ascoltato e spero che mi facciate sapere le vostre esigenze al più presto. Grazie. Bene, grazie a tutti.